ecco, adesso giriamo a destra, facciamo la salita perché andremo appunto a parcheggiare al Giannicolo. Ecco, Giannicolo ce l'abbiamo qui davanti, il Giannicolo è un colle romano, alto circa 90 metri, non fa parte dei sette colli tradizionali di Roma, diciamo. Infatti secondo la storia Roma fu costruita su sette colli appunto, ma non questa, non fa parte di questi sette colli. Infatti i sette colli sarebbero l'Aventino, il Campidoglio, il Ceglio, l'Esquilino, il Palatino e il Quirinale e il Viminale. Questi sono i sette colli di Roma. Sopra questo colle si trova anche il faro di Roma, che emette una luce verde, bianco, rossa, e ogni tanto si viene su col pullman la sera per una visita notturna per vedere appunto Roma di notte illuminata dall'alto. Mentre sotto Giannicolo, dove siamo adesso all'interno della montagna, hanno costruito questo parcheggio, è su 5 livelli per quasi 1000 posti auto e su 2 livelli per quasi 100 posti autobus. Ecco, è stato costruito, e questo nel 2000, in occasione del giubileo, per agevolare così l'afflusso dei pellegrini. Stessa cosa avete visto, facciamo anche noi entriamo in questo parcheggio. Aspetta che guardo come si fa a passare qua il vetro. Eccolo qua. Ecco, siamo entrati in questo parcheggio. Ecco, dove poi scenderete. Io invece non parcheggio qua, vado fuori, perché non mi piace stare qua in mezzo ai gas di scarico. E dopo però vi verrò a riprendere nello stesso punto dove appunto vi farò scendere adesso, allora che stabiliremo sicuramente dopo l'Angelus, e poi naturalmente da qui ripartiremo, andremo di nuovo all'hotel Maggiore dove faremo il pranzo, e da lì, dall'hotel Maggiore, ripartiremo per andare a Verona. Grazie per l'attenzione. Ecco, sulla nostra destra avete visto uno bello sguardo sul Circo Massimo, che è un antico circo romano dedicato soprattutto alle corse di cavalli. A uno sguardo forse inesperto, il Circo Massimo pare oggigiorno solo come una vasta area verde dove i romani oggigiorno corrono, vedete che là in fondo che corrono, portano i loro cani, però in antichità questo lungo prato, come dice anche il nome Circo Massimo, era il più famoso del periodo romano. Il Circo Massimo era dedicato soprattutto all'inizio alle competizioni sportive e atletiche di vario tipo, ma poi divenne famosa con le corse dei cavalli, soprattutto con le corse dei cavalli che trainavano i carri. Nei momenti di massima affluenza, ecco, da qua si vede tutto il circo poteva ospitare fino a 250.000 persone e arrivava anche a 300.000 persone con i posti in piedi. A questi eventi sportivi si poteva poi assistere gratuitamente, non si pagava niente, e oltre agli eventi sportivi, alle gare con le quadriglie e le bighe, qui si svolgevano anche ogni tanto delle battaglie simulate che arrivavano fino a 600 cavalieri, un tipo di spettacolo che era anche molto rischioso, infatti spesso c'erano anche molti feriti o qualcuno perdeva anche la vita per dare questo spettacolo. Oggigiorno poi il Circo Massimo è diventato di nuovo abbastanza popolare tra i giovani grazie a numerose manifestazioni come concerti, spettacoli e quant'altro, e ogni tanto anche grandi artisti internazionali vengono qui
a dare spettacolo, continuano così una tradizione che va avanti ormai da 2700 anni. Ecco, invece, intanto sulla nostra sinistra si intravede l'isola Tiberina, eccola, una piccolissima isola questa, chiamata appunto Isola Tiberina, e secondo alcuni è la più piccola isola abitata al mondo, e si trova a centro del fiume Tevere, appunto. Quest'isola è lunga poco più di 300 metri ed è larga circa 90 metri, ed è collegata alle sponde del Tevere con due ponti. Uno si vede qui, mi pare che sia il ponte Cestio e il ponte Fabricio, tutti e due circa risalente al 50 avanti Cristo, per cui dei ponti molto molto vecchio, però non sono gli originali, appunto perché in origine questi ponti erano in legno e poi col tempo sono diventati in pietra. Dall'altra parte poi di questo ponte si trova il quartiere Trastevere, e non siamo neanche tanto lontani dal ghetto ebraico. Sopra l'isola si trova anche un piccolo ospedale e anche una bellissima chiesa dedicata a San Bartolomeo. Adesso giriamo a destra e davanti a noi, vedete, sono le terme di Caracalla. Queste terme costituiscono uno dei più grandiosi esempi di architettura, diciamo, imperiale romana. Ancora oggi sono molto ben conservate queste terme, e la loro struttura è completamente libera da edifici moderni di qualsiasi genere. Ecco, si vedono sempre qua, sono state costruite attorno al 200 e sono terme che potevano ospitare fino a 1600 persone. Ecco, la struttura era gigantesca nell'epoca e prevedeva un grande edificio centrale circondato tutto da ampi spazi verdi. All'interno c'era anche una basilica, ma naturalmente anche, diciamo, piscine termali. Ce n'era una non riscaldata, una con una temperatura media e un'altra con una temperatura calda, per cui tre di queste, diciamo, piscine. E c'era proprio un percorso da seguire, come si fa ancora oggi, e l'acqua veniva scaldata con dei focolai, ed è anche per questo, per la sua complessità, che questo tipo di architettura era una delle più ardite, diciamo, appunto architetture romane. Oggigiorno, una volta entrati, nonostante sia passato tanto tempo, si può ancora percepire quello che era la vita dei ricchi romani, appunto in epoca romana. C'è presente ancora oggi un bellissimo pavimento a mosaico, e poi ci sono le audioguide, ci sono i cartelli, per cui con tutte queste informazioni si può ben immaginare come dovrà essere la vita, appunto, qui anticamente. Ecco, sulla sinistra, dall'altra parte del fiume, si intravede il Trastevere, che è un insieme di viuzzi, è un bel quartiere di Roma, tantissimi ristoranti, ci sono pizzerie, gelaterie, e si viene qui soprattutto la sera, questo per ascoltare anche la musica degli artisti di strada. Insomma, un quartiere molto giovane, un quartiere frequentato anche da molti ragazzi universitari, e, ecco, per cui un bel quartiere anche questo, Trastevere. Ecco, fra poco gireremo a sinistra e quando faremo il ponte vedrete sulla destra il Castello Sant'Angelo, il grande Castello Sant'Angelo, un castello che è stato voluto e ideato soprattutto dall'imperatore Adriano, e questo come mausoleo. Ecco, come mausoleo di famiglia, eccolo qui. Questo castello è costituito da un enorme cilindro, come si vede sopra, 65 metri di diametro, tutto rivestito di tufo e travertino. Il mausoleo però durante i secoli venne usato anche per diverse funzioni,
e venne usato come avamposto fortificato, venne inglobato nella città muraria, venne utilizzato anche come fortezza sia per la difesa contro i barbari e anche col tempo poi per diventare ancora più inespugnabili vengono costruiti anche dei bastioni, si vedono i bastioni sotto appunto che vennero costruiti dopo, angolari, e per questo tutta la città muraria esterna è di forma pentagonale. Poi nel Medioevo questo palazzo venne usato anche come carcere e si trasformò per un periodo appunto anche in una caserma. Infine oggigiorno è naturalmente visitabile e all'interno c'è il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Su questo castello si può anche visitare, naturalmente si può visitare e una volta entrati si può anche andare sopra, dove c'è una bellissima terrazza panoramica, da cui immaginate si può godere di una vista 360 gradi su tutta la città. Tra poco vedremo sulla nostra destra la Basilica di San Giovanni Laterano, che si trova siamo sul colle del Celio, appunto uno dei sette colli di Roma, la basilica che è alta 140 metri ed è in stile, ha un'architettura barocca, adesso lo vedete sulla destra. Se guardate sopra la basilica poi ci sono quelle maestose statue degli apostoli, eccoli là, la chiesa poi come si vede è tenuta in perfetto stato, molto, molto ordinata, molto pulita, mentre al suo interno ci sono, anzi è molto luminoso perché ci sono enormi finestre e ci sono poi molti affreschi all'interno, c'è anche un affresco di Giotto e merita una visita anche il chiostro e il piccolo museo che c'è all'interno. Per cui questa chiesa insieme a San Pietro e San Paolo fuori delle mura che abbiamo visto durante questo viaggio è una delle chiese più importanti che ci sia qui a Roma. Ecco, davanti a noi invece la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, che abbiamo appunto vicino al nostro albergo, è una delle sette chiese di Roma che i pellegrini dovevano visitare a piedi in un giorno intero. È una chiesa che è forse meno conosciuta dalle più ammirate chiese appunto che abbiamo visto. Comunque anche questa chiesa è molto bella, l'avete davanti a noi proprio, spicca la sua facciata barocca e poi davanti tutto questo verde attorno. Anche questa chiesa merita una visita, visto che all'interno si trovano delle reliquie e anche opere notevoli con dei bellissimi affreschi, dei bellissimi mosaici. Ma soprattutto delle reliquie della croce del Nostro Signore ci sono anche all'interno. Infatti all'interno ci sono diversi frammenti della croce, poi un chiodo, due spine appartenenti sempre alla corona che viene posta sul capo di Gesù. Ecco, davanti a noi adesso che si vede l'obelisco lateranense, che è uno dei 13 obelischi antichi presenti qui a Roma. La sua altezza è di 32 metri, però con il basamento e la croce raggiunge i 45 metri. Ha anche un record perché è l'obelisco monolitico, cioè di un pezzo, fatto di un pezzo, più alto del mondo. Questo obelisco fu realizzato all'epoca dai faraoni, per cui proviene dall'Egitto questo monumento qua enorme, e fu portato a Roma per volere dell'imperatore Costanzo II, che lo volle qui. Questo obelisco si trova, come si vede, anche in ottimo stato, perché è stato completamente restaurato nel 2008, cioè 5 anni fa. Ma non l'avevano restituito? È un altro, sono 8. Ecco, siamo ormai, avete visto, arrivati al nostro albergo e poi anche al ristorante. Spero che vi è piaciuto il mio giro città. Ho cercato di fare del mio meglio, so perché non sono di Roma, ma
ho letto un po', spero che insomma vi sia piaciuto, ecco. Grazie per l'attenzione e ci vediamo dopo cena.